ProAction, Science of Sport Nutrition, presenta Mineral Plus, la linea completa di integratori salini per gli sportivi. ProAction, integratori per lo sport. Sulla strada, con la vostra passione. Ma sulla salita di Malga Pociace, 28esimo chilometro, Johnny Cattaneo ha accelerato e ha staccato di 40 secondi il compagno di colori Mike Felderer. Eccolo, lo vediamo spuntare nel bosco, in questo bellissimo sentiero. Alle sue spalle Ramon Bianchi della Scott, che non molla, sempre in posizione podio il bresciano. Seguiamo ora alle loro spalle il gruppetto degli inseguitori. Marzio Deò fa l'andatura, quindi Mirko Celestino, Massimo De Bertolis, Johan Palurber, Yuri Ragnoli, Tony Longo, Jader Zoli e Lorenzo Martelli. Allora, perse molte posizioni per il bravo Tony Longo, che aveva guidato la gara nei primi chilometri fino a dopo la salita dell'Usia. Eccolo, Johnny Cattaneo, sempre al comando in direzione di Pozza di Fassa, in questo tratto in single track. Immutato il ritardo di Mike Felderer nei confronti del compagno di squadra, 40 secondi. La gara ritorna a Moena, 53esimo chilometro, grandi festeggiamenti per Johnny Cattaneo, tante bandiere tricolori per lui per questo primo passaggio in centro a Moena, mentre mancano 9 chilometri alla conclusione di questo campionato italiano. Sono diventati 50 i secondi che dividono Cattaneo da Felderer. E Mike Felderer, dopo il secondo posto dell'anno scorso al campionato italiano, non ci sta, tenta una rimonta. Bella lotta per il terzo posto invece, ci sono Ramon Bianchi, Mirko Celestino e Massimo De Bertolis in questo terzetto a spartirsi il terzo gradino del podio, o meglio un gradino anche più alto possibilmente. Sfilano via dal centro di Moena, mentre a Malga Peniola passa Johnny Cattaneo in salita, cambia, lo vedete, lo vediamo ora sul tratto di Prato. Mike Felderer con il numero 2 è sempre secondo, ma alle loro spalle ha staccato tutti Mirko Celestino, ha accelerato il biker della Axevo Semperlux High Bike, si è portato in terza posizione. 3 chilometri al traguardo. Attenzione, perché continua a viaggiare in solitaria il bergamasco Johnny Cattaneo, 29 anni, gareggia per i colori del team Full Dynamics. Per lui si sta realizzando il primo titolo italiano nella specialità marathon della mountain bike. Bellissima, davvero affascinante questa discesa, bello vederla anche dall'elicottero. Ed eccolo, festeggiatissimo a Moena in mezzo a tanta gente, il neocampione italiano marathon Johnny Cattaneo, Full Dynamics, 29 anni, bergamasco. Cade la corona, ma anche perché è pronta per lui la maglia tricolore dopo questa eccezionale prova nella terza Val di Fassa Bike, dopo 64 chilometri di gara. Lo vediamo davvero soddisfatto e sorridente, ha impiegato 3 ore 10 minuti e 21 secondi. Attenzione però, interessante la sfida per il secondo posto, anche se ci mettiamo un po' nei panni dell'altoatesino Mike Felderer, che giunge secondo anche quest'anno per la seconda volta consecutiva in un campionato italiano, il bravo biker altoatesino della Full Dynamics, che va a festeggiare il compagno di colori, neocampione italiano. Un sorriso un po' amaro per Mike Felderer. Terzo posto, l'avete visto, per Mirko Celestino, che quindi in questo 2010 si deve accontentare del terzo gradino sul podio dopo la vittoria nel 2009. Gara femminile, continua a viaggiare Eva Lechner al comando, però alle sue spalle si è avvicinata Michela Benzoni a causa dell'affaticamento provato dalla brava Elena Giacomuzzi, che aveva guidato per molti chilometri vicino vicina ad Eva Lechner. Ecco l'esponente del team Arreghini Colnago, esercito italiano, che per la seconda volta consecutiva si laurea campionessa italiana marathon. Eccola qui la brava 25enne atleta altoatesina,
Al secondo posto giunge Michela Benzoni, il tempo della Lechner è inferiore di poco alle 4 ore, 3.59.12. Ha in terza posizione la vicentina dell'Elettroveneta Corratec, Anna Ferrari. Bene, allora, conclusione quasi a sorpresa dei campionati italiani marathon. Eccoli sul podio i più bravi di specialità in Italia, ma diamo la voce proprio ai protagonisti di questo titolo tricolore. Beh, è arrivata una maglia che inseguivo ormai da 3 anni. Ho fatto piazzamenti sempre sul cross country, vice campione italiano l'anno scorso, vice campione italiano 2 anni fa. Il marathon è sempre stato a podio negli ultimi anni, tra l'anno scorso. Quest'anno non ho centrato nessun podio a cross country e mi ho detto mi rifarò al marathon, ho girato benissimo. Eh sì, è stata molto dura oggi, da 2 ore e mezza in poi mi sono venuti i crampi e così fino alla fine è stata durissima, però ce l'ha fatta e sono molto soddisfatta di quello.